Lunedì 2 dicembre 2019, più cordiale benvenuto al pubblico che ci segue sulla emittente Foggia TV. Iniziamo subito con l'informazione e lo facciamo tornando a parlare della lunga visita di sabato del Premier Giuseppe Conte, figlio del Mezzogiorno. Ha fatto tappa prima a Manfredonia per il battesimo dell'azienda turca, che ha comportato diversi investimenti sia a livello nazionale che regionale, e poi la visita a Candela tra i suoi conterranei, dove ha vissuto l'infanzia e dove gli è stata conferita la cittadinanza dal sindaco di Candela nonché presidente della provincia, Nicola Gatta. Dunque andiamo a ripercorrere questi momenti, questo lungo weekend, il sabato del Premier Giuseppe Conte. All'indomani della visita del Premier Giuseppe Conte, accolto con grande affetto dai suoi conterranei, il bilancio del lungo sabato del Presidente del Mezzogiorno e della Capitanata. Entusiasmo manifestato anche dal Governatore di Puglia, Michele Emiliano. Noi saremo sempre al fianco di questa azienda e, ripeto, voglio cogliere l'occasione per ringraziare il Presidente Conte, che ci è vicino in ogni circostanza. Circostanze che evidentemente sono la differenza per un uomo delle istituzioni come lui. Prima lo stabilimento ex Manfredonia Vetro, oggi diventato progetto di investimento per il futuro, poi l'abbraccio della cittadina di Candela, dove gli è stata conferita la cittadinanza onoraria. Sotto una mezzaluna turca che risplendeva nel cielo di Manfredonia, il viaggio verso la cittadina posta ai piedi del subappennino, una città colorata a festa in un clima già natalizio, e c'erano tutti per riabbracciarlo, un itinerario nostalgico ed una lunga passeggiata tra le vie del ridente borgo in cui ha rivissuto i ricordi dell'infanzia, accompagnato dai sorrisi dei bambini e dall'entusiasmo di tutti i suoi conterranei, che con il sindaco di Candela, Nicola Gatta, lo ha ringraziato per l'investimento e l'impegno profuso per il CIS Capitanata. Lui, il presidente, lo ha ricordato a tutti e lo ha detto a Manfredonia ai microfoni dei giornalisti, ha confermato il suo impegno ed ha ribadito che farà sentire forte le istanze del Mezzogiorno. Il Presidente del Consiglio, quando c'è da chiarire, quando c'è da dialogare, quando c'è da informare il Parlamento, ci sarà sempre, sempre. Grazie. Bene, queste le avete sentite le parole del Premier Conte, che dunque, uscendo da Manfredonia per recarsi a Candela, ha attraversato un cancello. Beh, lì dinanzi c'era una delegazione, una sezione, quella di Manfredonia, un gruppo di ragazzi, erano 4-5 ragazzi del Friday for Future, dunque lamentavano delle istanze e delle emergenze, erano lì davanti, noi li abbiamo incontrati. Vediamo. La Sisecam nasce su un territorio da bonificare. Noi siamo consapevoli che i lavoratori devono, c'è bisogno di lavoro per la gente, però la salute è il primo principio, che è il principio di lotta anche di Nicola Lovecchio, che è un operaio che è morto nell'Enichem e che noi continuiamo a portare avanti. Non solo feste e celebrazioni, quella di sabato è stata anche la giornata della protesta e della denuncia. Dinanzi allo stabilimento Sisecam, nata dalle macerie di Manfredonia Vetro, una delegazione di giovani del Friday for Future, il movimento studentesco nato in risposta all'attivismo di Greta Thunberg, che lotta contro i cambiamenti climatici causati dall'inquinamento e che reclamano il proprio diritto al futuro, era lì davanti ad attendere per diverse ore il Premier e far sentire forte la propria voce. Lo hanno fatto con una protesta pacifica e con un lungo striscione che ribadiva il proprio no al progetto Energas, cui Manfredonia si è detta contraria anche con un referendum nel 2016, con tanto di foto di Nicola Lovecchio, l'operaio che decise di denunciare lo stabilimento Eni morto a causa dei veleni dell'Enichem. Ci riconosciamo con i movimenti spontanei di lotta di Taranto, della zona della TAP, perché ad esempio nella questione Ilva molti tarantini hanno deciso di manifestare contro la fabbrica e anche insieme agli operai. Vogliamo parlare con Conte. Secondo voi si fermerà, ci chiedono i ragazzi del Friday for Future di Manfredonia? Abbiamo il diritto di avere risposte, vogliamo far sapere a Conte le nostre ragioni, non ci interessano le passerelle al Presidente che dice di amare la sua terra, chiediamo riflessioni ai problemi reali del nostro territorio, dicono. La Puglia è martoriata da aziende in danno all'ambiente e alla salute delle persone, Taranto avvelenata dai veleni dell'Ilva, il Salento minacciato da TAP. Non possiamo gettare la spugna, i temi che abbiamo sollevato meritano risposte.
passerà di qui? Chiedono ancora i ragazzi della delegazione. Gli rispondiamo di sì, è l'uscita dello stabilimento. All'indomani ci fanno sapere che quel confronto non c'è mai stato, anzi la polizia li ha allontanati, ma dicono ancora continueremo a far sentire la nostra voce con le nostre contestazioni pacifiche per difendere l'ambiente, perché reclamiamo il nostro diritto al futuro. L'ambiente riguarda diverse questioni, tra cui anche la questione occupazionale e anche la questione del ricatto salute-lavoro che a Manfredonia l'ha dovuto sopportare, della gente morta come Nicola Lovecchio, che è, diciamo, quello che ci continua a far lottare, l'unico eroe di questa città per noi. Elezioni regionali 2020. Uomini della politica foggiana in movimento in vista delle prossime regionali. L'uomo più atteso per definire la sua collocazione, l'ex assessore regionale Leo Di Gioia. Nel frattempo è quasi certo il passaggio di Bruno Longo da Forza Italia a Fratelli d'Italia. L'annunciato trasferimento di Longo nel partito di Giorgia Meloni non è gradito dai vertici regionali degli Azzurri. Sentiamo l'intervista a Bruno Longo. Bruno Longo ritrova una collocazione sempre nell'area di centrodestra, ma con un'altra forza, sempre della stessa coalizione. Diventa un problema per l'amministrazione, addirittura mettono in discussione l'assessorato. Io voglio dire, queste cose le ho lette, però dal sindaco ufficialmente non mi sono state comunicate. Io aspetto un chiarimento con il sindaco. Ho appreso, voglio dire, con molto stupore di un comunicato stampa del senatore Dattis e del parlamentare Damiani. Aspetto che il sindaco mi convochi per un chiarimento sull'argomento, dal momento in cui era chiaro il patto elettorale della mia indipendenza all'interno di Forza Italia. Io mi trovo con tutto il mio gruppo umano e politico, da Storace ad Alemanno a Isabella Rauti a Paola Cossinacchio e al partito con il quale sono stato eletto nella passata amministrazione, il Movimento Nazionale Sovranista, che sono entrati in Fratelli d'Italia. Quindi ci sono, voglio dire, degli inviti, ci sono delle pressioni. Vabbè, il passaggio è quasi legittimo, per chi conosce la sua storia politica, insomma. Certamente. Non dovrebbe essere un problema all'interno. Certamente, io ritengo piuttosto, voglio dire, insolito, non voglio dire puerile perché non voglio offendere nessuno, che un mio eventuale passaggio possa determinare una penalizzazione come quella dell'assessorato, che verrebbe ritirato. Hai avvertito questo rischio? Io lo sento sulla stampa, sento che ci sono degli autorevoli personaggi di Forza Italia che hanno reso anche delle dichiarazioni in altre TV. Il fatto mi stupisce perché ad oggi, da maggio, da quando io sono stato eletto, il partito di Forza Italia non ha mai convocato un gruppo, non ha mai fatto una riunione di partito. Allora ritengo questo un comportamento da sanare, perché se c'è qualcosa che si deve chiarire, lo si deve chiarire de viso, non attraverso i comunicati stampa, che vanno pure bene, perché la città ha la necessità di essere informata, ma di essere informato sulle cose vere, non magari sulle considerazioni qualcuno che evidentemente ha inteso la politica come vendetta e non come servizio alla cittadinanza. Restiamo a Palazzo di Città, è stata aggiornata ai prossimi giorni la prossima seduta del Consiglio Comunale a Foggia. L'assemblea è stata rinviata per l'assenza del sindaco Franco Landella, colpito dal lutto familiare la settimana scorsa. Ha perso il suocero. Dopo i primi sei mesi del secondo mandato, non mancano gli addebiti all'attuale governo cittadino e al sindaco. Dal fronte del Movimento 5 Stelle, intanto, il consigliere comunale Michele Norillo parla di sciatteria amministrativa. Sentiamo Norillo. Dai banchi dell'opposizione, cosa contestate a Landella in questi primi sei mesi del suo secondo mandato? Allora, personalmente io dico che abbiamo dei problemi di bilancio, e questo bilancio è vero che viene dalla notte dei tempi,
però è anche vero che negli altri anni, questi successivi, praticamente negli ultimi 5 anni, la cosa non è che sia migliorata. Quindi, e io noto che c'è una certa sciatteria amministrativa, dove non c'è il collegamento, e l'ho detto anche adesso nell'ultimo consiglio, tra l'amministrazione vera, cioè questa è la politica, con l'amministrazione cosiddetta proprio pratica. Sarebbe, come dire, c'è uno scollamento tra la politica e la parte proprio amministrativa cosiddetta delle carte. E questa documentazione spesso e volentieri non viene collegata in maniera dovuta, cioè si danno dei soldi, però non sappiamo in che maniera questi soldi vengono elargiti, anche perché non ci troviamo in una res privata, ma una res pubblica, per cui ogni centesimo che si dà così, magari anche non per cattiveria, ma perché c'è una certa superficialità nel controllo, viene meno invece al cittadino che ne ha bisogno. Se noi ci troviamo con le strade rotte, se noi ci troviamo con l'illuminazione carente, se ci troviamo con tutta una situazione anche sociale molto degradata, dovuto anche e soprattutto a questa tipologia di situazione. Altre notizie del telegiornale. Beh, nelle ultime ore, percorrendo le strade della città di Foggia, in particolare la zona di Candelaro, via Lucera, non può non destare attenzione ed interesse e sorpresa l'enorme gigantografia che si trova proprio all'ingresso di Foggia. Da ieri mattina in via Lucera domina il volto di Don Bosco, sacerdote salesiano. Lo vedete adesso nelle immagini, la gigantografia del fondatore delle congregazioni dei salesiani arreda l'intera parte di un palazzo in via Lucera. L'iniziativa è a cura della parrocchia del popoloso quartiere di Foggia, mentre la vedete proprio adesso nelle immagini. Ricordiamo alcuni appuntamenti: giovedì 5 dicembre un'importante manifestazione organizzata dalle 3 sigle sindacali CGIL, CISL e UIL di Foggia, dunque per un corteo molto partecipato a cui è invitata tutta la cittadinanza e a cui prenderanno parte i giovani per dire no alla illegalità. Dunque il corteo partirà davanti al proneo della villa e muoverà alle 9 per poi arrivare intorno alle 11, alle 12 a piazza Cesare Battisti, dove ci sarà un lungo dibattito con i segretari delle 3 sigle sindacali e con gli studenti rappresentanti del mondo delle istituzioni, dunque per parlare di lotta alla illegalità e di diritti anche di caporalato. Termina qui questa edizione del telegiornale, mentre vi lascio ad una lunga pagina sportiva. Ieri Foggia torna con il bottino di un punto, pareggia sul campo del Bitonto, seppur in inferiorità numerica dal secondo tempo. Hanno giocato i rossoneri in 10 uomini. Tutti gli aggiornamenti da Fabio Latuchella in TG Sport. A seguire ci sarà, come di consuetudine, l'appuntamento con Luisa Migliaccio e l'Arcobaleno per parlare di tanti temi di attualità, e questa sera torna Lello Scarano con i suoi ospiti in Safò. Io mi fermo qui con l'informazione, grazie per essere stati con noi e buona visione con la programmazione di Foggia TV.